Ciao ragazzi, bentornati. Finalmente riusciamo ad andare in onda di nuovo dopo un po' di casini. E prima di tutto, Kat, hai Sì, smesso di ridere? più o meno. Sicura? Sì, mi è preso un attacco di ridarella prima della puntata, non riuscivo a smettere, però va bene, Ok, e probabilmente non riuscirà a smettere nemmeno ora. Okay. Comunque sia. E che puntata è questa? È la puntata numero 88 e esatto. potreste sentire in sottofondo una televisione perché c'è casa dei nonni, giusto? Esatto. Ok, quindi attenzione agli imprevisti, il brivido della diretta, televisioni, nonni che entrano per farsi il caffè in cucina mentre registriamo, può No, essere? spero di aver evitato questa cosa. Ok, però potrebbe capitare di tutto, noi mettiamo le mani avanti. Intanto direi che possiamo portarci avanti e mandare la prima canzone, giusto? Esatto, io mando la prima canzone di questa puntata che è dei Gemelli Diversi e si intitola Per farti sorridere, dedicata a tutte le persone che vogliono sorridere, in particolare a Daniele e ad Asia. Solo per te. Per farti sorridere. Questa vita moderna mi stressa, ho la testa sotto una pressa, poca fresca e gente depressa, vorrei vedere il mare dalla finestra. Una volta ci vedevo due prati e non due cantieri bloccati rispetto agli anni passati. Siamo tutti un po' squilibrati con la nostra vita di corsa. Con lo scatto alla risposta, con un altro aumento all'imposta, è una losca cosca che imbosca. Questo mondo è freddo, ma rido e mi sento fortunato, perché tutto ha un prezzo, ma nulla vale quanto un tuo bacio. Scriverò una canzone solo per te, e poi la canterò per farti sorridere, e cercherò. Questa era la canzone dei Gemelli Diversi. Allora, non c'entra niente con il nostro tema di stasera, vero Rie? Assolutamente no, oggi è uno di quei temi culturali, quindi prima di svelarvi di che cosa si tratta, anche perché vi abbiamo tenuti un po' sulle spine, mandiamo il jingle giusto. Esatto. Un gioco di ruolo, abbreviato spesso in GDR, è un gioco dove i giocatori interpretano il ruolo di uno o più personaggi. E tramite la conversazione e lo scambio dialettico creano uno spazio immaginario dove avvengono fatti fittizi, avventurosi, in un'ambientazione narrativa che può ispirarsi ad un romanzo, ad un film, ad una qualsiasi fonte creativa, storica o. Ma che fai? Mi faccio la cultura. Vuoi dirti? Ok, facciamoci una cultura. Cos'era questo cuculum di Facebook fortissimo? È il mio, non so disattivare, vabbè. Ok, ci siamo scampati il nonno col caffè, però abbiamo le tue notifiche, così, Esatto. per dare pepe alla puntata. Allora, ragazzi, torniamo a noi, parliamoci chiaro, adesso divento serio. Vi abbiamo detto, vi ho detto negli eventi, sia quelli che non sono andati in porto che questo, che oggi avremmo sputato un po' di veleno. Ed è vero, perché? Perché parliamo di veleni effettivamente, quindi volevamo fare una puntata che potesse essere in qualche modo utile per tutti quei GDR in cui si utilizzano i veleni. Che
Quindi possono essere sia GDR storici, fantasy, futuristici, insomma, i villini li usiamo ovunque, no? Cata, anche tu nel caffè alla mattina, se non sbaglio, perché Sì, questi vedono il tutti risultato, i guarda che. giorni, guarda. Vedi in No, qualche io condizione, sono sì. stupefacente di mio. Quindi guarda. No. Comunque, per fare questa puntata qui, cosa abbiamo fatto? Abbiamo voluto fare qualcosa di particolare. Abbiamo preso qualche animale tra quelli con più velenosi al mondo. E adesso ve ne parliamo, descrivendovi che cosa succede se per caso si entra in contatto col veleno di queste bestioline qui. Prima però facciamo una premessa, perché c'è da fare una distinzione tra gli animali velenosi più pericolosi e quelli effettivamente più velenosi. Voi conoscete sicuramente tutti i vari cobra, mamba nero, scorpioni, ragni, eccetera, eccetera, eccetera. Rie, Perché? Com'è? rie, Io non cioè gli sono velenoso. animali. Non uccido gente, lascia fare. Che mi fai perdere il filo e poi non lo ritrovo più. Cosa stavo dicendo? E niente, conosciamo tutti quegli animali, Ah, insomma, ok, sì, pericolosi. ok. Perché li conosciamo? Perché ci muore un sacco di gente ogni anno e questo perché appunto sono animali pericolosi. Però ci sono altri animali con il veleno molto più potente che non sono tra i più pericolosi perché magari vivono in zone sperdute oppure sono animali rari, quindi magari fanno quell'unica vittima all'anno che non se la caga nessuno, poverino. Però il loro veleno è molto più potente. Sapete tra l'altro come si fa a misurare la potenza di un veleno? I ricercatori che fanno prendono una dose di quel veleno e con quella dose lì vedono quanti topi dal laboratorio riescono a uccidere. Quindi a parità di dose di veleno, quello che uccide più topi è il veleno più potente. Ok, gli animali di cui vi parliamo sono tra quelli con i veleni più potenti. Cominci tu, Ale? Sì, allora abbiamo il Taipan dell'interno, che è un serpente, uno dei serpenti più velenosi. È Il diffuso più soprattutto. velenoso dovrebbe essere. Esatto, è diffuso soprattutto in Australia e gli basta avere acqua, sole e un riparo di qualunque genere. È lungo circa 2 metri, snello e di colore brunastro, lucido e liscio, ha zanne di 1,5 cm che possono anche flettersi leggermente in avanti. Mangia soprattutto roditori, lucertole e rane. Cacciano sia per imboscata che per inseguimento, soprattutto di giorno e al crepuscolo. Non molla la preda finché questa non muore avvelenata. Il veleno iniettato con un unico morso potrebbe uccidere 100 persone. Il dolore del morso si sente subito perché ha una forza notevole. Poi nel giro di qualche minuto inizia a vedersi il gonfiore, dopo circa un quarto d'ora arrivano i primi sintomi, mal di testa e nausea, e subito arriva il vomito insieme a dolori addominali, diarrea e confusione. Si inizia a perdere il controllo degli arti, che diventano via via più insensibili, paralizzandosi, e tutto questo va avanti per un po'. La morte, infine, può arrivare per vari motivi. Può danneggiarsi il cuore, o più facilmente si può soffocare perché la paralisi raggiunge i polmoni, oppure potrebbero andare in tilt i reni. La morte più comune, comunque, è dovuta al fatto che il sangue non è più in grado di coagulare e quindi lo si perde tutto da ogni via di fuga possibile. Ci si può salvare? Sì, malgrado il fatto che il morso del Taipan non sia quasi mai a secco, cioè privo di veleno, che le sue forti zanne riescono a perforare quasi qualunque vestito e che il veleno è potentissimo, esiste un antidoto efficace al 100%. Ovvero, bisogna restare calmi, perché le reazioni fisiche dovute al panico accelerano le diffusioni del veleno. Distendersi. Non premere, massaggiare o lavare la ferita, perché potrebbe rendere difficile identificare il veleno. Fasciare la zona del corpo ferita, rimuovendo eventuali anelli e bracciali e cercare di restare immobili. Quindi l'ideale sarebbe evitare di farsi mordere quando si è da soli o lontani da un centro di cura. Inoltre, il veleno del Taipan è 20 volte più potente di quello del cobra indiano e 10 volte più potente di quello del mamba nero. Vogliela spiegare tu al tizio morso dal Taipan che deve stare calmo. Sì, Ok. immagino la scena. Comunque, un'altra. Allora, il prossimo io non starei calmo nemmeno sentendone il nome. E allora è il ragno delle banane. Cominciamo. Allora, è diffuso soprattutto in Brasile, nella foresta amazzonica. Vive in diverse condizioni di luce e umidità senza fare la ragnatela, ma girovagando tranquillamente sul terreno e nascondendosi dove capita, un ragno vagabondo, no?
si nasconde spesso nei caschi di banane, da cui il nome, e non disdegna la presenza umana, lo stronzo. Infatti lo si trova, molto spesso nei pressi degli insediamenti, dove i nascondigli sono molti. È molto grosso, che schifo, esatto. Marrone chiaro, con le zampe a fascia, e mangia tutto ciò che trova in giro, dagli insetti alle lucertole ai roditori. Sto ragnetto qui è piuttosto suscettibile e considera disturbo praticamente qualunque contatto indesiderato, e quando è disturbato morde, quindi in sostanza morde sempre. Ok? Il morso è dolorosissimo, perché? Perché le sostanze di cui è composto il veleno servono proprio a questo, a far provare dolore. La zona colpita si gonfia e arrossa, provocando un forte prurito. Poi il dolore si espande, generalizzandosi a tutto il corpo in maniera piuttosto rapida, insieme ad un'abbondante sudorazione e sensazione di calore. Poi si aggiungono giramento di testa, nausea, tachicardia, difficoltà respiratorie e, dulcis in fundo, nei maschi succede una cosa interessante. Un'erezione dolorosissima che può durare fino a 4 ore. E se per caso fai l'errore di sopravvivere, ci rimani impotente per sempre. Che bello! Della serie o muori o soffri fino a che non muori. Esatto. Ok, poi subentra un forte stato confusionale e i muscoli non funzionano molto bene. A seconda dei casi si possono aggiungere, come se non bastasse tutto quello che ho detto finora, diarrea, vomito, mal di pancia, svenimento, intorpidimento, insensibilità, convulsioni e shock anafilattico. Solitamente ci si sente sovreccitati e sovraccarichi, un'erezione da 4 ore, al punto che la morte per arresto cardiaco o per asfissia può sopraggiungere anche in tempi molto rapidi, anche se solitamente serve qualche ora, se non addirittura qualche giorno. Gli effetti si esauriscono, se si sopravvive, nel giro di una settimana, a parte l'impotenza, che è quella che rimane, passata la quale poi sei fuori pericolo. Mi sto immaginando, cioè, perciò si chiama ragno delle banane, cioè, appunto, è la battutona delle 22:13, segnatevela perché questa è spettacolare. Allora, se questa bestia che io odio con tutto il cuore morde, anche in questo caso bisogna stare calmi, anche qui vaglielo a spiegare a quello morso, perché questo ragno è abbastanza intelligente da decidere se mordere con o senza veleno, e anche nel caso in cui vi inietti il veleno può anche dosarlo, quindi non è detto che ve ne inietti una quantità mortale. Se il morso è con il veleno si capisce perché il dolore è molto 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 forte, e in quel caso l'unica cosa che si può fare è raggiungere il più vicino centro di soccorso per farsi somministrare l'antidoto, ovviamente facendo attenzione a, insomma, non sbattere il picchio da qualche parte perché già fa male di suo. Poverino, va bene, chissà le donne cosa fa, vabbè. Nelle donne tutto uguale tranne l'erezione, a meno che non abbiano la sorpresa. Allora, poi abbiamo il ragno di sabbia a sei occhi, detto anche sicario, che è tutto un programma. Vive nel deserto del Kalahari, in Africa, e somiglia un po' a un granchio di media taglia, colore sabbia, e può vivere fino a 15 anni. Per cacciare si scava un buco nella sabbia, si sotterra e rimane in attesa anche per mesi. Non appena qualcosa capita a tiro, schizza fuori dal nascondiglio e attacca dal basso con il suo morso velenoso. Capisci quanto è odioso? Scusa, capite quanto è odioso? Vive 15 anni, può rimanere in attesa anche per mesi. Io odio i ragni e quando leggo queste cose li odio ancora di più. Il morso è così poco doloroso che si potrebbe anche non accorgersene. E l'azione del veleno potrebbe iniziare anche ore dopo il morso. Se ad esempio morde un dito e si inizia a vedere una macchia scura che si allarga lentamente, poi il dito si fa nero e cade. Il veleno corrode i tessuti penetrando nei vasi sanguigni e raggiungendolo qualunque zona del corpo. E tra l'altro i globuli rossi attaccati dal veleno iniziano ad esplodere. I cadaveri dei globuli rossi si ammassano nei vasi sanguigni, intasandoli e mandando in tilt i reni, che non riescono più a filtrare il sangue che si è fatto denso e morto. Va in tilt anche il fegato, dunque. Le zone periferiche del corpo, non più raggiunte dal sangue, vanno in necrosi, come si dice. Le cellule che compongono i vasi sanguigni esplodono, il sangue ancora fluido inizia a filtrare attraverso i tessuti in una serie di emorragie interne e si arriva a trasudare sangue dalla pelle. E mentre i pezzi del corpo si staccano uno dopo l'altra, si attende con ansia che il cuore esploda, a sua volta ponendo fine allo strazio. Olè. Non esiste antidoto e i danni sono irreversibili anche in caso di sopravvivenza. Quindi,
sarebbe igienico non farsi mordere, ecco. Insomma, fuoco artificiale. Esatto. Adesso ti morde questo qui, comincia a scoppiettare. Ok, il prossimo è il mio preferito. Perché? Perché è puccioso. La rana dardo è l'animale con il veleno più potente conosciuto al mondo. Quest'animaletto vive nella foresta pluviale in Colombia ed è di colore acceso ed uniforme, soprattutto giallo, però se ne trovano anche verdi e raramente anche arancioni. I colori accesi, se lo sapete, stanno ad indicare ai predatori l'elevata tossicità. Il suo potentissimo veleno non lo inietta con un morso, lo trasuda attraverso la pelle. Quindi non ha nemmeno bisogno, cioè ti avvelena guardandoti, in sostanza. Sta lì e suda veleno. Non ha la necessità di scomodarsi. Ha uno sguardo letale. Vabbè. Sì. Anche una pelle un po' acidina, credo. Acido. Ok, non ha la necessità quindi di scomodarsi per avvelenare qualcuno, insomma le basta aspettare che qualcuno la tocchi e il suo veleno è così potente che per stare intossicati è sufficiente toccare qualcosa che è stata prima toccata dalla rana. Quindi magari, che so, tu ti prendi, trovi una pietra per terra, la prendi in mano e muori, perché cioè magari ci sa sfregato il sedere la rana prima. Infatti il veleno di queste particolari rane era utilizzato dagli indigeni colombiani per avvelenare i dardi delle proprie cerbottane. Cosa facevano? Esponevano le rane al calore, così queste si stressavano e cominciavano a sudare veleno. Poverino. Dopodiché gli indigeni raccoglievano la sostanza e cintingevano le punte dei dardi, che trattati in questo modo potevano restare velenosi, pensate, anche per 2 anni. Il veleno di questa rana è una neurotossina capace di impedire la trasmissione di impulsi ai nervi e quindi la conseguente paralisi è quasi immediata. Di solito si muore perché il cuore si ferma e l'unica specie immune al veleno della rana è la rana stessa. L'unico modo per sopravvivere a un incontro con una rana dardo è non toccarla e non dovrebbe essere difficile dato che non è aggressiva per niente, è una ranocchia di pochi centimetri di lunghezza. E se per caso venisse toccata, ci si può anche mettere il cuore in pace perché non esiste alcun antidoto e l'unica sostanza in grado di rallentare, quindi neanche fermare del tutto, ma solo rallentare gli effetti della tossina della rana, è la tossina del pesce palla. Quindi, a meno che voi nella foresta amazzonica non abbiate appreso un pesce palla da spremere per rallentarvi il veleno, non si può fare assolutamente nulla, si muore e basta. Esatto. L'ultima creatura malvagia è la vespa di mare, che è un animale acquatico più velenoso. Allora, è una medusa che vive nelle zone costiere sabbiose e negli estuari dei fiumi tra l'Australia settentrionale e il Vietnam. È una cubo medusa con l'ombrello squadrato con ben 4 facce distinte, di colore azzurrino diafano, praticamente invisibile. L'ombrello raggiunge i 30 cm di diametro e i tentacoli possono arrivare a 3 metri e completamente ricoperti da organuli veleniferi. Cacciano di giorno i piccoli pesci e i crostacei. Quando un tentacolo tocca un essere umano, dagli organuli saettano filamenti acuminati che perforano la pelle per 1 millimetro e iniettano il veleno. Il dolore è estremo ed immediato, tanto più forte quanto più estesa la superficie di contatto. Strattonare per liberarsi ha come unico effetto il restare ancora più attorcigliati tra i tentacoli. E dal momento del tocco si hanno circa 3 minuti di vita, poiché ogni tentacolo della medusa ha veleno sufficiente ad uccidere un uomo adulto. E di tentacoli in tutto ne possiede 60 e potrebbe anche decidere di usarli tutti. Proprio perché vi è andata di culo, no? La sensazione che prova la vittima è quella di essere marchiata a fuoco. Il veleno attacca il sistema nervoso, brucia la pelle e mira al cuore. In breve si entra in uno stato di shock e la pelle colpita dai tentacoli si colora di rosso vivo. Le punture luccicano al sole come ghiaccio, il battito cardiaco è irregolare, non si riesce a respirare e si ha la sensazione di avere i polmoni pieni di acqua. Si avverte una sete terribile e poi più nulla, perché la morte arriva in pochi minuti, per arresto cardiaco o respiratorio. Se ci si salva, la pelle colpita va in necrosi nel giro di 12-18 ore, lasciando profonde cicatrici. Il dolore e il bruciore durano settimane. In caso di contatto bisogna versare abbondantemente dell'aceto, che inibisce l'effetto degli organuli veleniferi.
non usare assolutamente sostanze alcoliche, non sfregare le ferite, e l'ammoniaca o l'urina sono inutili ed è sconsigliato anche l'uso di bandaggio a pressione. Quindi il metodo di sopravvivenza più efficace è la prevenzione. E siccome spesso si fa, diciamo, la pipì sui punti, esatto, colpiti dalla medusa, no? Visto che con questa qui inutile già il tizio sta soffrendo come una bestia, gli si può anche risparmiare di pisciargli addosso, che è un'umiliazione. Allora, a me mi ha morso la medusa. Morsa? Cioè, ma mi ha, come dire, mi ha schizzato? Toccata? Sul polso, no? Vabbè, io stavo svenendo perché è stato, cioè, ma proprio bruciato. E sulla barca avevamo il kit, no, di sopravvivenza, tra cui l'ammoniaca, però non riuscivamo a riempire, quindi ci ho versato la pipì mia. Però non ha fatto un cappero, però vabbè. Ok, va bene. Un'esperienza da raccontare. Sì, no, è bello sapere quando una volta anche a me è successo di cospargere parte del mio corpo con dell'urina. Ero piccolo, avevo fatto, non mi ricordo quale sogno, e mi ero pisciato addosso. Va bene, comunque, visto che abbiamo 8 minuti, sì, io manderei l'ultima dedica di questa serata e poi ci intratteniamo un po' a parlare perché abbiamo qualche altra cosa da dire. Va benissimo. Ok? Allora, questa dedica la fa Asia, è di Max Pezzali, Il mondo insieme a te, dedicata ai miei fratelli Eric e Alex. Quindi buon ascolto. Forse non sarei come sono adesso, forse non avrei questa forza addosso, forse non saprei neanche fare un passo, forse crollerei scivolando in basso. Invece tu sei qui e mi hai dato tutto questo. Invece tu sei qui e hai rimesso al proprio posto i più piccoli pezzi della mia esistenza, componendoli, dando loro una coerenza. Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile che tutto ciò che vedo c'è da sempre, solo che io non sapevo come fare per guardare ciò che tu mi fai vedere. Com'è grande il mondo insieme a te, è come rinascere, vedere finalmente che rischiavo di perdere mille miliardi e più di cose se tu non mi avessi fatto il dono di dividerle con me. Forse non avrei mai trovato un posto, forse non potrei regalarti un gesto, forse non saprei neanche cosa è giusto, forse non sarei neanche più rimasto. Invece tu sei qui, sei arrivata per restare. Invece tu sei qui, non per prendere o lasciare, ma per rendermi ogni giorno un po' migliore, insegnandomi la semplicità di amare. Com'è bello il mondo insieme a te, mi sembra impossibile che tutto ciò che vedo c'è da sempre, solo che io non sapevo come fare per guardare ciò che tu mi fai vedere. Com'è grande il mondo insieme a te, è come rinascere, vedere finalmente. Allora, e con questo abbiamo concluso le dediche di questa serata. Ok, adesso abbiamo da dirvi qualcosa. Qualcosa. Qualcosa, qualcosa. Allora, la prima, anzi due cosine. La prima riguarda la puntata che abbiamo appena fatto. Noi ci abbiamo anche riso un po' su, però effettivamente i veleni di alcuni animali si possono utilizzare, gli effetti si possono trovare su internet e se ne può fare qualcosa in gioco. L'altra cosa è una cosa seria.
Ma alcuni di voi hanno già notato che per due volte di fila i nostri account Facebook sono stati sospesi perché evidentemente qualcuno ha impiegato tempo ed energie, secondo noi sfruttabili in maniera più fruttuosa, per segnalare i nostri contatti. Ora, cosa succede quando qualcuno si impegna a segnalarci per nome fasullo? Succede che noi mettiamo un nome diverso su Facebook, nella peggiore delle ipotesi l'account viene bloccato e ne apriamo un altro e la cosa finisce lì. Chi è che subisce i maggiori disagi? I maggiori disagi li subisce chi ci segue, chi magari aspetta quella mezz'oretta di radio per farsi due risate, chi magari aspetta una nostra risposta per qualcosa per quanto riguarda i nostri progetti, insomma interviste, l'organizzazione con gli ospiti per le future puntate radio, eccetera eccetera eccetera. Quindi un messaggio a chi si prende la briga di, ripeto, impiegare tempo ed energie per segnalarci e fare tutte queste, passatemi il termine, minchiate, a noi ce ne frega poco e niente, perché come ho detto sono due clic del mouse e ricominciamo come prima. Se volete continuare, continuate pure, perché a noi non ce ne frega nulla. Quello che state facendo però è di un'immaturità secondo me raggiungibile solamente appunto da chi è un bambino, perché solo un bambino potrebbe pensare di andare a ledere una persona o a fare un danno tramite le segnalazioni di Facebook. Per noi Facebook è un social network, un mezzo che usiamo per comunicare, non è una cosa su cui basiamo la nostra vita, la nostra esistenza, quindi attaccarci su un account Facebook non ci fa né caldo né freddo. No, più che altro, allora, io sono un pochettino più diretta e più diplomatico. Allora, la questione è questa. Io mi sono rifatta l'account non senza problemi, bloccando le persone che secondo me sono state, e ho già 300 amici, quindi rifare l'account non ci vuole niente, perché tanto ormai mi conoscono, quindi se chiedo l'amicizia subito, via, risolvo. E se pensate, perché a questo punto inizio a pensare che il loro scopo è metterci in disagio con la radio, se pensate di creare un disagio, state tranquilli, perché noi abbiamo la pagina Radio Serpe che non si può segnalare perché non potete fare nulla, e quindi da oggi in poi tutte le cose le abbiamo spostate là, quindi fateci chiudere pure gli account, tanto andiamo avanti comunque, cioè alla fine o con il nostro profilo vero o con la pagina o solo con i gruppi andiamo avanti, vi assicuro che noi da qui non ci smuoviamo, quindi... Non è che l'hai detto molto diverso da me, no, tanto... No, l'ho detto più così, cioè. più stringato, esatto, bravo, più grinta. E basta adesso perdere tempo con queste minchiate, perché altra pubblicità non ne voglio fare. Passiamo a un'altra cosa. Volevo fare gli auguri a Carmelo, che è il fondatore dell'associazione di Bari del gioco live Guerra del Caos, mi sembra, che oggi compie 38 anni. E volevo fare gli auguri anche a Vera, una mia amica, che oggi compie gli anni ed è ricoverata però in ospedale perché ha partorito, quindi doppi auguri. E poi niente, tu? No, io volevo avvisarvi che per una volta forse sarò io ad avere problemi di linea, perché qui è venuto in mente al padrone di casa di cambiarci il contratto internet, quindi è probabile che tra qualche giorno dovremo migrare al nuovo operatore e probabilmente ci sarà un po' di tempo in cui sarò io senza linea, quindi insomma ci arrangeremo. Sai, dopo mesi che gli hai avuto i problemi di linea, qualche giorno me lo posso prendere anch'io, vero? Guarda, vabbè, dai, non ti licenzierò per questa volta, voilà, sono buono. Licenziarmi? Allora, qui lo dico al mondo, tu senza di me sei una capra. E tu senza di me non vai avanti, senza di me sei perso. Zan zan, gelo. Allora... gelo totale. No, aspettavo qualcosa di più incisivo. Tu senza di me sei come il cielo senza stelle. Caspita, tu senza di me sei come un culo senza il buco. Dai! Cioè, proprio, vabbè, questo il romanticismo non fa proprio... Ok, vabbè, senti, invece di rinfacciarci i culi, buchi, eccetera, abbiamo pochissimi minuti, devi dire altro. Esatto. No,
Nel senso... A parte le solite minchiate? No, mi torna da ridere. Sto pensando all'ombrello quadrato di 30 centimetri. Vabbè, lascia perdere. Allora, tra tutte le cose che potevano farti ridere, doppi sensi, cavolate, eccetera, ti fa ridere l'ombrello quadrato. È di 30 centimetri. Com'è cioè, se è quadrato, il diametro, no? Cioè, che non c'è diametro se è un quadrato. Come non c'è diametro? Scusa, tu c'è da un punto a un c'è altro. La diagonale. C'è il ho capito, sì, va bene, ok. Quanto avevi tu in geometria, scusa? Ma no, in geometria andavo bene, era in matematica che non facevo. Comunque abbiamo 20 secondi, quindi niente, vi dobbiamo salutare. Un bacio a tutti quelli che sono in chat e anche dietro le quinte. Spero di avervi tenuto compagnia insieme a Ria. Ci sentiamo la prossima volta e niente, Ria. Ma io non lo so se voglio più fare puntate con te. Ti voglio bene anch'io. Vabbè ragazzi, va così, quindi ciao. Ciao a tutti.